L'emozione è tanta, perché in una sfilata c'è sempre l'emozione, perché comunque è un evento importante dove lavorano tantissime persone, dove veramente si sente l'unione degli spiriti. Pitti Bimbo 96, che si è aperto alla Fortezza d'Abbasso lo scorso 17 gennaio, è tornato ad ospitare le sfilate in presenza dopo lo stop di 2 anni dovuto alla pandemia. Il brand Monna Lisa, con il cuore pulsante ad Arezzo ed oltre 60 negozi sparsi nel mondo, torna così ad incantare la platea della Fortezza d'Abbasso con una collezione impreziosita da una modella d'eccezione, Virginia Bocelli. Molto bella, molto semplice, molto educata, come lo è tutta la famiglia Bocelli, che noi abbiamo avuto la fortuna di essere loro ospiti, di averli conosciuto tutti, anche la signora Bocelli, la mamma di Andrea. E veramente devo dire una famiglia speciale. Con loro trovo molte cose in comune, perché noi cerchiamo di organizzarci per fare il welfare e tante cose belle, e loro lo stesso sono bravissimi in questo, quindi penso che insieme stiamo cercando di trovare una strada per unire le nostre forze. Impresa e cuore, la fondazione porta il nome della SPA Monna Lisa e sono già tanti i progetti realizzati, altri sono in cantiere. Per questa sfilata anche una collaborazione con un istituto del Valdarno Aretino. È insieme alla SPA, perché unire il sociale alla un'azienda che guarda il futuro, che è presente nel mondo in 62 paesi, sia un modo vero per produrre articoli da bambini. La fondazione appunto sta continuando questi progetti di solidarietà abbastanza importanti poi sul territorio e sempre attraverso la formula dei nostri temporary charity shop, dove praticamente andiamo a reinserire prodotti delle passate collezioni per sostenere un progetto specifico di solidarietà. Al momento ne abbiamo 7, l'ultimo che abbiamo aperto è a Milano e l'obiettivo principale è sempre legato al mondo della disabilità. Ora, in questa giornata di oggi, abbiamo anche la presenza infatti di una decina dei nostri volontari che hanno così la possibilità anche di vedere proprio la sfilata della collezione dell'azienda Monna Lisa. Questa è anche un po' la vostra mission, quello di unire il sociale comunque con il business. È sempre stato, anche prima ancora di occuparmi personalmente della fondazione, credo che sia sempre stato in noi, perché bisogna pensare che siamo anche fortunati, e quindi se sei fortunato cerchiamo di aiutare anche chi è meno fortunato.